Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un video che ho visto da God's Dread. In ogni caso vi invito a vedere il suo video nel caso non l'abbiate ancora visto. Il video di oggi è un video di reazioni ai miei vecchi video. Dunque, i video che vi farò vedere oggi però non sono quelli del mio canale attuale, ovvero il blog di Brian. Vi farò vedere soltanto un video di questo canale, ma gli altri sono del mio canale vecchio, ovvero Metal Gear Solid Brian. Spero davvero che vi piaccia questo video e procediamo subito. Il primo video che vi farò vedere è soltanto la intro di un video che feci per il primo anniversario dei miei video, diciamo. Praticamente quello è stato proprio il primo anniversario di me stesso su YouTube. Quindi procediamo subito. Già canzoncina seria. Ciao ragazzi. Mamma mia. Ciao. Qui, a parte gli occhiali, raga, che Jackson, gli occhiali erano quelli vecchi. Ciao ragazzi. Cioè, vi giuro. Mi viene un'emozione assurda di vedermi questi video. Guardate, poi tutto il disordine. C'è tutti i letti disfatti. Vabbè, qua. Insomma, non dico niente di che qua. Parlavo un po' del canale. Ogni tanto mi ricapita la domanda come hai iniziato a fare i video. Io l'avrò detto credo 50.000 volte, lo dicevo anche 3 anni fa, giusto per farvi capire. Dunque, questo video qua vi volevo far vedere soltanto la intro, perché purtroppo non ho più i vecchi video, proprio i primi video, perché li avevo cancellati come un idiota, vabbè. Adesso passiamo al secondo video. E questo video è di 3 anni fa, ormai praticamente 3 anni fa, visto che è di novembre 2011. E direi subito di andare a vedere. Un disordine assurdo. Benvenuti ragazzi ad un nuovo video di Metal Gear Solid Brian. Ma che cazzo. A parte il giubbetto che sta tenendo di più. È una cosa assurda, cioè non guarda, toglietelo dalla vostra mente e vabbè. Felpa Swag Rams 23, perché a quei tempi si swaggava con Rams 23. Okay, momento ragazzi, tipo perché in pratica tempo fa, quando mi ricordo che quando montavo i video restavo tipo fermo così per qualche secondo, a volte anche per tipo 30 secondi, una cosa simile. Poi andavo a stoppare la fotocamera e a farla a riprendere un'altra volta. Poi tagliavo i video in quel modo. Sì, vabbè, erano altri tempi ragazzi. Qui stavo tirando fuori l'Xbox manco fosse fatta d'oro. Guarda, veramente già sono contentissimo. Cioè, ero contentissimo perché c'era il videogioco non in versione bundle, che è schifoso solitamente, ma perché aveva la copertina bella, che per bello io intendevo la copertina più triste di sempre, perché quella di Modern Warfare 3 era veramente tristissima. Ma vabbè. Il codice non lo vedrete perché è qua dietro. Non lo vedete lo stesso. Che cazzo stavo dicendo? Cioè, manco fosse oro. Cioè ragazzi, vedete come le cose cambiano. Io sono tuttora appassionato di videogiochi, però davvero ero proprio infogliato di brutto. Cazzo ho detto? Vabbè, dettagli. Passiamo a un video che è rispondiamo alle indiscrete domande videoludiche. Era tipo uno di quei video tag che non facevano sui videogiochi. Io rispondevo in pratica a queste domande. Questo video ragazzi è del 2011, è praticamente 10 giorni dopo quello. E vabbè, la qualità è qualità tosta pane ragazzi, scusatemi, però purtroppo giravo i video con una videocamera, cioè una compatta. Sigla intanto. Swaggavo già in quel periodo. Non è neanche partita la sigla, vabbè. Non aveva senso, non aveva senso. E minchia, 23 domande. Ma comunque, se notate, in ogni mio video vecchio c'era sempre casino dietro. Adesso controllo sempre che non ci sia niente di particolare. Già non se c'è dietro una specie di letto qua. Vabbè, non riesco a farvelo vedere comunque. Però cerco sempre adesso di non far vedere nulla di strano dietro. Di cose simili. Ma che voce avevo? Cioè, è una cosa assurda. Ragazzi, avevo una voce. Madonna. Anche qua Felpa Swag comunque. Io ragazzi vorrei davvero tanto far vedere i miei vecchi video, perché mi ricordo ancora, e vi giuro non me lo scorderò mai, del video ringraziamento che feci. Indovinate per quanti iscritti? 10 fottutissimi iscritti. Cioè, capite come le cose sono cambiate da 3 anni a questa parte? Cioè, davvero una cosa assurda.
Io mi gasavo per 10 iscritti, quando adesso 10 iscritti mi sembrano una cavolata, giusto per farvi capire. Dunque passiamo al prossimo video, sempre appartenente al mio vecchio canale. Questo video è più recente, è di metà 2012 ed è uno degli ultimi video che feci su quel canale. Dopodiché smisi completamente per iniziare sul blog di Brian, appunto su questo canale. E vi faccio vedere subito questo video, che è i tre giocatori di COD. Andiamo. Ciao ragazzi, qui è Brian. Qui la qualità è passata da tostapane a tostapane avanzato, perché usavo l'iPhone. La voce sembra una merda. Non so se per caso, non so se avessi mal di gola o che cosa, ma giuro non riesco a sentire nulla. Devo mettere anche l'altra cuffietta. Non di giocatori in generale. E allora che cosa lo dici? Ma perché l'ho detto? Perché l'ho detto? 2 minuti? E dico 2 fottutissimi minuti per iniziare il video. Madonna che casino c'era! Giubbetto, la camicia, ma quante. Il sacchetto, il letto. Madonna. Mi sento male, ragazzi, mi sento male, giuro. Pensavo pure di essere divertente. Non che adesso io lo sia, però. Sì, dai. Che cacchio me ne frega? Ho detto davvero che cacchio me ne frega. Che cacchio me ne frega. Con quel cappellino ero decisamente pro. Veramente ero pro, ma di brutto. Devo cercare sinceramente, è fighissimo il cappellino. Credo di avercelo ancora. Cosa stavo dicendo? È stata l'esultanza più brutta che abbia mai fatto in vita mia, giuro. È l'esultanza più brutta che abbia mai fatto in vita mia. E adesso ragazzi passiamo all'ultimo video, che è il mio primo video sul blog di Brian e risale all'estate del 2012. Ed è pubblicità o truffe legalizzate. Era un video di risposta che fece il mio amico Fabu. Ciao, rispondi a questo quesito. Il mancino. E dopo 2 anni ragazzi queste fottutissime pubblicità si vedono ancora. Non è possibile. E potrei vincere un iPhone 4S, un iPad o 500 euro di ricariche. A parte i capelli e la maglietta, probabilmente Sweetears, arancione, gialla e verde, che non mi metterei, tuttora non mi metterei mai e poi mai. Proprio mai. Ogni volta che riguardo sto video, perché non è la prima volta che lo riguardo, l'ultima volta l'ho visto credo qualche mese fa, e ho notato che muovo le mani così, tipo per tutti i 2 minuti e mezzo di video. Faccio così, 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 così. E è una cosa assurda. Ah, poi inoltre direi da notare il muro della cucina della casa vecchia di mia nonna. E anche il divano molto, molto fashion, web design. Davvero io ragazzi vi vorrei far vedere il mio primo video con il mio amico Emanuele. Che io vi giuro ragazzi, se lo rivedessi adesso probabilmente mi emozionerei di brutto. Davvero è passato un sacco di tempo, non sembra, ma 3 anni sono davvero un sacco di tempo. Mi fa piacere notare come col passare del tempo io comunque non abbia fatto altro se non migliorare, cambiare. E se volete vedere i miei vecchi video ditemelo, io vi posso linkare il canale, il mio vecchio canale. E nulla, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo settimana prossima con un altro video. Un bacione a tutti, lasciate un mi piace se vi va e iscrivetevi. No, non fatelo. Sì, fatelo. Sì, iscrivetevi. Bella. About you now.